Gianni Chiodi di ritorno da Roma con una buona notizia per quanto riguarda il riparto dei fondi, 15 milioni di euro in più per migliorare ulteriormente i conti della sanità. Sì, sono contento di questo perché era una tesi che la Regione Abruzzo ha sostenuto con forza, non era facile perché altre regioni italiane avrebbero dovuto ovviamente avere un risultato inferiore. Oggi addirittura ho avuto anche la possibilità di presiedere la conferenza delle Stato-Regioni in luogo di Errani, che non poteva, e quindi è stata una doppia emozione, se possiamo, da un lato, e presiedere la conferenza Stato-Regioni per l'Abruzzo, credo che non sia mai successo una cosa di questo genere, e secondo, per un argomento che portava a miglioramento dei conti sanitari in Abruzzo. Che vuol dire questo? Vuol dire che mentre l'Abruzzo, oggi è uscita la notizia, regione che riesce ad abbassare le tasse, le altre regioni, Campania probabilmente, Calabria, Molise ed altre ancora, Puglia, dovranno aumentare le tasse ai propri cittadini. C'è questo rischio. In questo momento storico devo dire che è un grosso sacrificio che si chiede ai cittadini, e invece in Abruzzo riusciamo a diminuirlo. Qui attorno abbiamo visto tutti i cartelli dei numeri del governo del centrodestra in Consiglio regionale. Qual è quello a cui è più affezionato? Guardi, io sono contento di due cose. La Regione Abruzzo era una regione che non aveva prospettive, una regione in default, una regione martoriata da scandali, insomma aveva bisogno di un risanamento che non fosse solo finanziario, che desse poi la possibilità di ridurre le tasse e di ridurle ancora nel futuro, perché noi nel 2015 ridurremo ancora le tasse del 30%, e quindi quando ci sarà la ripresa l'Abruzzo sarà una regione molto forte, in grado di affrontare questa competitività internazionale. Ma la seconda era un risanamento etico, cioè risanamento etico significa non rubare, benché ci sia gente anche che ruba, così nella politica, così in altre attività, ma quello di gestire in modo oculato quelle che sono le risorse che i cittadini mettono a nostra disposizione. Beh, siamo la regione che ha i costi della politica più bassi d'Italia, siamo la regione che abbassa le tasse, siamo la regione che ha i conti sanitari in regola e che si appresta ad essere tra le 8-9 regioni italiane in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza. Il premio, il coraggio di agire che abbiamo ricevuto dalla Federazione Sanità Nazionale, penso che sia una cosa che dovrebbe inorgogliere l'Abruzzo. Cosa è cambiato? Che gli abruzzesi possono essere orgogliosi dell'Abruzzo. L'ultima battuta: quando si saprà la data delle elezioni? Ma guardi, intanto non c'è la legge, noi seguiremo la legge, quindi io credo che nel giro di un mese massimo sarà definita quella che sarà il termine elettorale. Il termine elettorale potrà essere tra novembre e marzo, come voi sapete. Ovviamente tutti fanno tatticismi in funzione di previsioni possibili elettorali, di esiti, di consenso. La realtà è solamente una: che nessuno può fare previsioni da qui a 3 mesi, ormai in politica avete visto quello che sta succedendo anche negli scenari politici, e tra l'altro quello che dovremmo favorire è chiaramente la possibilità che la gente vada a votare. Perché? Perché è importante che ciascuna classe dirigente si possa sentire il più possibile legittimata, altrimenti poi c'è l'opposizione, chiunque dovesse essere, che dice vabbè, la tua legittimazione è parziale. Allora, siccome io credo che gli abruzzesi questa volta non avranno le ragioni che avevano nel passato per disertare le urne, beh, insomma, siamo la regione che ha i costi della politica più bassi, anche questo mi piace dire, io spero che ci sia una bella affluenza. Quindi dobbiamo trovare il periodo che, insomma, dicembre, gennaio, febbraio, mi sembra che in Abruzzo non sia proprio ottimale, quindi tra novembre e marzo si potrà votare.